Per me darmi degli obiettivi è stato fondamentale, è un po' quello che definiamo lo step 3 in Bionic People ed è un qualcosa che ti aiuta davvero, perché quando tu raggiungi tanti piccoli obiettivi davanti a te, prima di tutto ne puoi mettere di sempre più grandi e poi hai una gioia, perché quando raggiungi un obiettivo fondamentalmente sei felice perché hai lottato per raggiungerlo. Allora, bene, è a posto oggi, mi fai faticare, hai voglia? Come è andata ieri? Bene, allenato 300, siamo andati veramente a fare dei lavori più sul lungo, però ce li ritroveremo secondo me. Ciao ragazzi, sono Alessandro Ossola, ho 33 anni e sono di Torino. Vi mandiamo questo video perché abbiamo realizzato un progetto con la Regione Val d'Aosta dove abbiamo piacere di sensibilizzarvi su tutto quello che è la diversità e l'inclusione. Vi racconterò la mia storia. Io sono appunto nato e cresciuto qua a Torino. Sono un atleta paralimpico, ma perché paralimpico? Beh, perché potete vedere qui ho una protesi alla gamba. Adesso vi racconterò la mia storia. Ero un ragazzo molto sportivo, solare, di compagnia, ero sposato, avevo una vita, possiamo dire, davvero normale, fino a quando nel 2015 ho avuto un brutto incidente in moto. In questo incidente in moto ho perso mia moglie e un mese poco più dopo anche la mia gamba sinistra. Potete immaginare, è stato il periodo più difficile della mia vita, e davvero buio lo definirei. Per me è stato sicuramente il più ostico in assoluto. Però ho deciso di reagire, ho deciso che era il momento di reagire, perché quando sei arrivato al fondo le prospettive sono due, vivere o non vivere. Io volevo vivere, quindi eccomi qua. E vi racconterò come sono riuscito a reagire un po' grazie al mio carattere, perché quello vuol dire davvero tanto. Il carattere fa molto, perché se sei una persona positiva, solare, allegra, questo nonostante i guai e le difficoltà che ti capitano ti aiuta a tirarti su, ti aiuta anche a sdrammatizzare, perché sapete, c'è anche bisogno di sdrammatizzare a volte sui vari problemi della vita e anche sulla disabilità. È stato appunto un periodo duro e il carattere mi ha aiutato, ma non basta il carattere. Ho avuto una famiglia che mi è stata davvero, davvero molto vicina, a 360 gradi, e anche tanti amici davvero spettacolari che hanno capito il mio momento di difficoltà e ci sono stati. Questo posso dire che è fondamentale quando succedono dei guai nella vita. Ma non basta neanche solo quello, serve ancora qualcosa di più. Io l'ho realizzato col tempo, che serve un metodo. Se una persona vuole reagire, servono dei punti fissi e uno schema mentale molto rigido per riuscire a venirne fuori. Quello che mi ha aiutato a reagire è stato sicuramente il metodo che abbiamo
concepito insieme ad altri ragazzi che come me hanno una serie di disabilità, prevalentemente motorie. E questi ragazzi sono i ragazzi dell'associazione che abbiamo fondato, che si chiama Bionic People. È un'associazione composta da 38 testimonial sparsi in 14 regioni, con i quali andiamo a trovare studenti che come voi hanno piacere di ascoltarci, hanno capito che c'è un messaggio importante dietro le nostre storie. Con questi ragazzi appunto andiamo a sensibilizzare su tutti quelli che sono i temi legati al mondo della diversità e dell'inclusione, e cerchiamo di far capire che la vita, anche davanti a un grosso problema, una grossa problematica, ha una battuta d'arresto, in realtà poi non si ferma, perché appunto grazie al metodo che abbiamo elaborato si può andare avanti. Il metodo che abbiamo elaborato è composto da tre step principali. Questi step si dividono appunto in... il primo è sicuramente reagire. Si dividono in reagire perché? Perché quando tu sei a terra devi fare qualcosa per tirarti su. Ecco, quello è il primo step. Quindi sei in una fase di grande down, come si dice, una fase dove sei molto giù, devi reagire. Devi reagire fondamentalmente tornare a sorridere. A me... quello che mi ha dato la scossa per riuscire a reagire, a riprendermi, è stato sicuramente mio papà. Per me mio padre è sempre stato un po' la roccia della famiglia. E quando l'ho visto entrare con gli occhi lucidi dopo un mese di ospedale, ho capito che dovevo reagire, ho capito che dovevo fare qualcosa. È un po' lo schiaffo che la vita mi ha dato per farmi capire, ok Ale, è il momento di reagire. Così gli ho chiesto di portarmi un pennarello. Io ero in ospedale, avevo una doccia gessata, sapete, come quando vi rompete magari un braccio, insomma quella doccia gessata, il classico gesso, io ce l'avevo alla mia gamba. Gli ho chiesto un pennarello a mio papà, e mio papà era anche un po' così, perché io ero sotto farmaci, quindi mi ha guardato anche un po' così, aveva ancora gli occhi lucidi. È andato a prendere questo pennarello, è tornato, me l'ha dato, e io ho disegnato uno smile sul mio gesso facendogli un sorriso. Questo era il mio modo per dire a mio papà: papà, guarda che voglio reagire. E da quel momento lui, da che stava per piangere, ha iniziato a sorridere, ha capito il messaggio che volevo dargli. E così è un po' iniziato tutto il percorso che mi ha portato a reagire. Però reagire non basta, ragazzi, perché serve assolutamente realizzare quello che ti è successo, perché tornare a sorridere a volte è anche facile. Però poi realizzare veramente quello che ti è successo è molto più difficile, perché cambi tu fisicamente e anche mentalmente, quindi tutti quelli che erano i tuoi equilibri vanno a cambiare. Così diciamo che quello che a me mi ha aiutato in questo step 2 di realizzare che cosa mi era successo è sicuramente stato lo snowboard. Perché lo snowboard? Io prima dell'incidente facevo snowboard. Prima dell'incidente facevo snowboard ed era una qualcosa che volevo tornare a fare fondamentalmente, però mi vergognavo andare in giro con la protesi fuori. Io neanche d'estate andavo in giro con la protesi a vista, perché avevo reagito, ero tornato a sorridere, ma non avevo realizzato cosa mi era successo. Non mi riconoscevo in quel corpo che è mio, che era cambiato. Non era cambiato solo il corpo, era cambiata anche la mia mente, ma dovevo farla cambiare davvero la mia mente. Così un giorno ero a Sestriere, che stavo facendo snowboard, e mi ricordo dei signori che mi chiedevano perché stessi passando dall'ingresso disabili, e erano anche piuttosto arrabbiati. E io ho tirato su il pantalone della tuta da sci, gli ho fatto vedere la protesi. Questi, immaginate, sono sbiancati quando hanno visto la protesi, non sapevano più come scusarsi, e fondamentalmente gli ho rovinato un po' le vacanze a un po' di gente, prima di capire che forse dovevo cambiare qualcosa. Allora mi dispiaceva. Ho deciso che sarei andato con la protesi a vista, così nessuno mi avrebbe detto niente. Questo, ragazzi, mi è costato tanto, perché io mi vergognavo, non mi sentivo a mio agio e mi dava anche un po' fastidio vedermi così. È successo un po' l'impensabile, è successo che invece che avere quegli atteggiamenti di pietismo che noi ragazzi con disabilità odiamo, è successo che le persone in pista, gli sciatori, i ragazzi che snowboardavano, mi incoraggiavano, addirittura alcuni mi riconoscevano sui gruppi Facebook e quant'altro, e mi incoraggiavano, mi dicevano: ciao Alessandro, ti ho visto su Facebook, grande, continua così.
Questo mi ha fatto capire che in realtà l'unico che non accettava la sua disabilità ero io. Cioè, in realtà loro, per loro intendo tutti quelli attorno a me, l'avevano accettata. E anzi, l'accettavano ancora di più se io dimostravo di non vergognarmi. Questo mi ha aiutato tanto, ragazzi, perché mi ha fatto capire che le cose nella vita succedono, ma quello che cambia è come noi reagiamo alle cose che ci succedono. Così ho reagito, ho realizzato quello che mi era successo, però anche lì, a volte comunque, anche se sei perfettamente conscio di quello che ti è successo, a volte ci sono i momenti dove sei più giù. E cosa può succedere? Anche a voi può succedere un momento così. Ovviamente in scala minore, lo auguro di sicuro, però magari potrebbe essere una litigata col miglior amico, con la ragazza, con i genitori, i professori che a volte possono non capirvi il momento difficile che avete. Però se voi cercate di mettervi degli obiettivi raggiungibili e provate ad applicare questo metodo che noi abbiamo applicato come ragazzi con disabilità nella nostra vita, sicuramente potete risolvere le problematiche che vi capitano. Io di obiettivi me ne sono messi tanti in questi anni. Dal 2015 a oggi, da dopo il mio incidente in moto, devo dire che un primo obiettivo è stato camminare di nuovo. È stato difficile, anche doloroso, è stato davvero complicato imparare il metodo che si usa per camminare di nuovo. Ma non solo, anche sportivamente parlando mi sono messo tanti piccoli obiettivi davanti uno all'altro. All'inizio era fare un po' di palestra, poi ho cercato di dedicarmi appunto allo snowboard, a tornare a fare quello che mi piaceva fare. Però ho detto, cerco di fare ancora qualcosa di un po' più grande. Allora ho cercato di giocare a golf e poi subito dopo ho detto, ma voglio provare ancora qualcosa di più adrenalinico. Allora ho provato a correre. Io prima giocavo a calcio, mi piaceva tanto. C'è ancora qualche video su YouTube di quando giocavo io ed è un'emozione ogni volta che li vedo. Così ho iniziato a correre di nuovo con una protesi ad hoc per correre, una protesi che si usa specificatamente per correre, e i risultati sono riusciti davvero ad arrivare quasi subito, perché mi ritrovavo in quel gesto che ho sempre fatto già da piccolo fondamentalmente. I risultati sono arrivati, è arrivato un record italiano nei 60 metri, poi è arrivato un record italiano nei 200 metri, poi ho partecipato a un europeo, all'europeo sono riuscito ad arrivare terzo e in quell'occasione a fare il record italiano anche sui 100 metri. Queste sono state esperienze che a me mi hanno dato una carica e un'energia pazzesca, ma il bello doveva ancora venire. Il bello deve ancora venire, perché mi hanno chiesto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, alle Paralimpiadi ovviamente, e ovviamente ho risposto sì, ovviamente ho risposto presente, perché è una gioia e un onore incredibile poter rappresentare tanti ragazzi che come me hanno una disabilità, tante persone che come me faticano, magari non con una disabilità, per altri motivi, però è stato davvero, davvero emozionante leggere il mio nome in quella lista di convocati. Ragazzi, quello che spero è che il messaggio che ho voluto trasmettervi sia arrivato forte e chiaro, perché è un messaggio positivo, è un messaggio di speranza, è un messaggio che vi porta a guardare al futuro con, secondo me, degli occhi più positivi. E io penso che ognuno ha delle caratteristiche che possono portarlo a raggiungere degli obiettivi. Lavorate su quelle. Lavorate su quelle e considerate sempre tutte le persone come voi, anche se magari possono fisicamente sembrare diverse, come magari oggi avete visto una protesi, quella che ho io, però consideratele sempre come voi, perché in realtà i sogni sono comuni.